Ciao a tutti, noi siamo Studio, io sono Imma. Io sono Tommaso. E insieme nel 2018 abbiamo fondato il nostro studio multidisciplinare. Tip Studio si occupa di progettazione di oggetti per aziende e prodotti in edizione limitata. Tip Studio rappresenta la sintesi delle nostre due personalità, infatti il nostro è un approccio quasi complementare, diciamo che io apporto al progetto una visione un po' più poetica ed emozionale, invece Tommaso contribuisce in maniera più materica e scultorea. Siamo legati molto ai nostri territori di origine, io sono di Matera e Tommaso di Pietrasanta, e queste due città influenzano di continuo il nostro approccio al progetto, il nostro modo di progettare, soprattutto nella prima parte che riguarda appunto la ricerca. Da una parte infatti riusciamo a cogliere la storia e le tradizioni di una città millenaria, dall'altra ci immergiamo in una realtà d'arte ricca di laboratori e piccole botteghe. Essere di base a Firenze significa per noi circondarsi da quella che è la bellezza, un equilibrio tra estetica e cultura, girovagare per le stradine, per i vicoli. Sin dai primi progetti insieme, anche alla partecipazione a diverse mostre e fiere, è emerso come il territorio rappresenta per noi quelli che l'insieme tra gli aspetti materiali e immateriali. È un archivio infinito dal quale noi attingiamo. Però nel mondo del design oggi, in particolare in quello del collectible design e del design editoriale, ci permette di costruirci un'espressività autonoma e indipendente che ci permette di indagare maggiormente quelli che sono gli aspetti sociali, ecologici, culturali, politici di un territorio in un determinato periodo storico. Il design oggi è una figura molto poliedrica, non si limita più alla progettazione, al solo disegno, ma spesso si diventa imprenditore di se stesso. Operiamo infatti come un piccolo brand, dobbiamo seguire tutte quelle che sono le fasi del progetto, quindi dall'ideazione alla produzione, alla prototipazione, fino alla commercializzazione e alla logistica. Crediamo che attraverso una ricerca sui territori e sulla sperimentazione dei materiali si possano creare oggetti unici e semplici, dove il protagonista appunto diventa il materiale, le sensazioni che questo genera sull'oggetto. Per noi, infatti, la forma è soltanto il risultato di un processo, è quasi l'output di un percorso di sperimentazione sulle forze materiali e immateriali, cercando di figurare il design di oggi. Parlando dei nostri progetti, quello più significativo che rispecchia quella che è la fusione delle nostre due anime e i nostri approcci è Secondo Fuoco. Abbiamo esplorato le potenzialità delle scuole di fusione del bronzo con l'obiettivo di rivalorizzarle, preservandone la conformazione e gli aspetti estetici e sensoriali. Ogni volta che sciogliamo un metallo, questo produce delle scorie che si presentano sotto forma di massa schiumosa solidificata. Sono impurità inerti presenti all'interno del materiale, composte da silicati di calcio, ossidi metallici derivati dal processo di fusione e refrattari fusi. Partendo dalla catalogazione per tipologia e morfologia, le scorie vengono accostate l'una all'altra come in un mosaico. Il processo dà vita ad oggetti sempre diversi, unici. Le scorie risultano incastonate nel bronzo che fugge dalle cante e dall'elemento strutturale. Uno degli aspetti sul quale spesso si basano i nostri progetti è proprio l'interazione fisica e sensoriale che si ha con l'oggetto. La forma degli oggetti spesso deriva da esigenze tecniche e produttive. Ogni pezzo della collezione, infatti, è disegnato per esaltare il gioco dei contrasti superficiali o per portare al limite il processo utilizzato. Essere invitati a far parte del Tivoli Design District è sicuramente un piacere. Far parte di una comunità così giovane, internazionale e dinamica, composta da artisti, designer, architetti, creativi, è sicuramente un momento di crescita e maturazione in generale. Per concludere, possiamo dire che il design per noi è come un bel viaggio dove finisce un progetto e ne inizia un altro, un po' perdersi e ritrovarsi, quindi un ciclo unico in cui ci si rapporta con gli altri e con la società. Grazie di tutto, a presto! Grazie mille, a presto!